Facoltà per 5 minuti. Grazie. Purtroppo adesso è assente, ma mi preme raccontare un episodio che mi è avvenuto mentre ero in commissione bilancio in attesa che arrivasse il nostro presidente. Mi sono sentita dire da un onorevole collega: beh, tu e il tuo leader porta i 1600 morti e i malati sul palco, vai a conquistare gli elettori così. Era il senatore Guerrieri del PD. E io invito adesso il senatore Zanda, che chiaramente così vocato all'ascolto come ha voluto fare nella sua paternale, senatrice, a chiedere io scusa. La pregherei di la fare l'intervento sull'ordine del giorno che c'è. La pregherei su questo, sarebbe utile a tutti, grazie. Il senatore Scilipoti ha ripreso lo stesso argomento, mi lasci parlare, Presidente. Non facendo i nomi, che è cosa differente. Sto è cosa differente. Non è cosa differente. Allora, io chiedo agli onorevoli colleghi del PD di chiedere scusa alla città di Taranto per i morti che hanno arrecato in questi anni, perché noi certo siamo innocenti, i colpevoli siete voi. Per favore, sì, per favore, chiedo a tutta l'Aula di comportarsi adeguatamente. C'è la Presidenza, perché io la reinvito anche in base all'articolo 90, la sì, riprego di rispettare i richiami che faccio, sì, credo che serva a tutti. Io adesso vorrei rispondere, grazie, al senatore, prego. Centinaio, di cui approvo il suo intervento, in quanto ha pienamente ragione. Perché concedere solo alla Puglia questi privilegi della bonifica? Beh, glielo dico, perché lei sa che Riva ha finanziato il PD, è noto, la campagna elettorale di Bersani, gli dobbiamo un favore. Perché il nostro presidente di... Guardi, questo è davvero fuori tema, e siccome è fuori tema, io le dico davvero che se lei prosegue in base all'articolo del nostro regolamento, io interrompo la sua possibilità di parlare. Glielo dico, grazie. Prego che lei non insista, ancora un minuto, prego. Ho detto le cose più importanti che dovevo dire. Vi invito di nuovo alla vergogna, perché c'è gente che muore. Grazie. Per favore, per favore. No.